Cineto Digest, buonasera. Sto uscendo da un parcheggio con quella che è una delle city car migliori che la Fiat abbia mai prodotto, la Panda. Però me la sono fatta dare la versione speciale, la Panda Cross. L'altezza della terra e l'angolo di attacco di 24 gradi le garantiscono una grande agilità sia in off-road che in neve fresca. L'anteriore è caratterizzato dallo skid plate con disegni a fuori e dei ganci rossi che servono a tirarla fuori da situazioni spiacevoli. La mascherina è ornata di fari che garantiscono un'ottima illuminazione, soprattutto con le antinebbie accesi, mentre il retrotreno è coperto da un altro skid plate d'argento. Qui non ci sono i ganci rossi, non sappiamo come mai. I cerchi sono da 15 pollici, un'ottima dimensione per la neve, e l'angolo di uscita è di 24 gradi. Due motori disponibili, il 1.3 diesel e il benzina a due cilindri. Il comportamento su neve è eccezionale, è una vettura che dà davvero tanta sicurezza, è molto precisa, soprattutto in curva, non si ha accenno neanche al sottosterzo, anzi la macchina continua a tenere, ecco, come avete visto qua i controlli hanno fatto il loro lavoro, tende sempre molto al sovrasterzo più che al sottosterzo in curva, però dà veramente una grande sensazione di sicurezza e di stabilità. Ecco, con l'Hill Descent Control installato, la Panda Cross scende anche da questi pendii ripieni di colmi di neve che si potrebbe scendere con gli sci in totale sicurezza. Vi garantisco che la discesa è assolutamente sotto controllo. Vi avevo detto che è bella alta, no? Ecco, alle prese con la neve fresca che attraversa senza problemi. Ricordatevi però di non esagerare. La trama dei sedili è anche carina, ma non sono molto comodi, c'è poco spazio per i piedi e la gamba sinistra a riposo è scomodissima. I posti posteriori sono sufficienti per i passeggeri, mentre invece la plancia dimostra che la tecnologia Fiat è abbastanza indietro rispetto alla concorrenza. Il sistema Blue & Me è un normalissimo sistema Bluetooth e il navigatore è un tonton estraibile.